Dalle grandi incompiute all'erosione della costa, dalla ciclovia dell'Adriatico alle strategie per rilanciare il turismo. Questi temi al centro del convegno organizzato dalla Confcommercio Marche Nord, alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, del suo vice Mirko Carloni e degli assessori Francesco Baldelli e Stefano Guzzi. Presenti all'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano, diversi amministratori della provincia pesarese e rappresentanti di associazioni del territorio. Partiamo dal convegno Infrastrutture e Turismo al centro di questo incontro. Quali sono le priorità per la nostra regione? Le priorità sono quelle di dotare e di far uscire dall'isolamento che vive la nostra regione, la regione Marche. Le priorità sono quelle di rimettere al centro una potenzialità turistica che finora è stata, diciamo, vissuta solo relativamente di risulta rispetto ad altri settori che erano stati trainanti, e la priorità è quella di rivitalizzare un entroterra e tutta una serie di patrimoni che noi abbiamo a livello di borghi, di territori, di tradizioni, enogastronomia, paesaggio, ambiente, che sono oggettivamente un patrimonio che potrebbero portare la nostra regione ad essere una regione all'avanguardia. Servono progetti precisi, ha proseguito Acquaroli, ed è necessario lavorare anche sulla destagionalizzazione. Il presidente è stato preceduto dagli interventi del sindaco di Fano Massimo Seri e di Amerigo Varotti. Il direttore della Confcommercio ha evidenziato la necessità di fare rete per una corretta attività di promozione e di accoglienza turistica. Siamo stati considerati la Cenerentola delle Marche, ha detto Varotti. Abbiamo un grande patrimonio dal punto di vista ambientale, culturale ed enogastronomico. Il turismo è la leva fondamentale della nostra economia. Bisogna crederci e investire risorse, come nel personale qualificato. È fondamentale, aggiunto, coinvolgere nella filiera anche il mondo della ristorazione. Il 18 di marzo la Regione ha approvato, la Giunta, la nuova azienda regionale per l'internazionalizzazione del turismo, l'ATIM. Credo che sia l'inizio di un percorso nuovo che noi avevamo sollecitato da anni. C'è la necessità veramente di una governance nuova del turismo e dell'internazionalizzazione, ruolo che la Regione aveva perso negli ultimi anni. E c'era la necessità anche di correggere il comportamento a livello locale degli enti locali. Troppo spesso gli enti locali si muovono isolatamente, senza il concorso, la condivisione, la concertazione con le associazioni di categoria, con le proloco. Il messaggio che noi lanciamo, e che peraltro è anche previsto nel piano triennale, invece, di cercare di lavorare insieme per dei progetti di area vasta, come il nostro progetto dell'itinerario della bellezza.